Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi vediamo come rimettere in sesto questa barra falciante della BCS. Ce l'ho da 5 anni circa, non gli ho mai fatto grossi lavori, pulizia carburatore e quant'altro. E in più si è incollata la frizione conica, quindi non entrano alle marce, oppure entrano ma grattano. Quindi oggi la smontiamo pezzo pezzo e vediamo cosa riusciamo a fare. Questa barra falciante dovrebbe essere la 620 della serie 600 di BCS e ho un motore Acme. Io gli ho messo il 290 se non erro, perché avevo fuso il motore qualche anno fa, perché non avevo controllato con cura il livello dell'olio, quindi colpa mia. Ha circa 40 anni, degli anni 80, ha tra i 35 e i 40 anni. Grossi difetti non ne ha. Il problema principale è quello dell'innesto della barra falciante, che però l'anno scorso ho modificato definitivamente, ma prima di parlarvene preferisco utilizzarla ancora un po', vedere come va questa modifica. Secondo me va bene, perché l'anno scorso l'ho usata per un paio di mesi. Se vedo che le prossime due o tre falciate va bene, poi ve ne parlo, vi faccio vedere il video. Problema di oggi: c'è la frizione che si è incollata, purtroppo è un problema di questa frizione conica. Adesso devo smontare il motore, arrivare alla frizione, vedere se riesco a sbloccarla al banco, altrimenti è un problema. È un problema perché non mi posso muovere, non posso andare in officina. L'anno scorso l'ho sbloccata, ma sono andato in officina con una pressa molto grande, poi l'ho dovuta rimontare, perché il problema poi è rimontarla, perché ha una molla molto in tensione all'interno, e io non ho abbastanza morsa per poterla richiudere, non ho neanche l'attrezzatura, quindi la devo sbloccare senza svitarla. Vediamo cosa riusciamo a fare. Questa è dotata di rubinetto, a differenza del motocoltivatore Grillo. Anche qui guardate che getto che ha, è veramente irrisorio. Quindi farò la stessa operazione che ho fatto col Grillo, solo che questo serbatoio sicuramente dentro è molto molto arrugginito, lo vedete anche da fuori come è messo. Ci sarebbe da fare tutta un'operazione di disincrostamento, quello che adesso non ho, come sempre, né il tempo né l'attrezzatura, quindi andiamo avanti così. Ho aperto anche il carburatore, così lo svuoto. Tolto i primi tre buloncini, tolgo l'ultimo, sono solo quattro, perché in realtà ne manca uno in fondo, se no sarebbero cinque. Adesso piano piano lo sfilo. Eccolo qua, tutta la sua bellezza. Adesso vi mostro come lavora la frizione. La frizione conica si trova ancora, pensate, a distanza di quasi 40 anni, perché lo montano anche altri propulsori, e costa circa 120-150 euro. Adesso vediamo se riesco a salvarla, se no faremo anche questa spesa. Il funzionamento della frizione è semplice, vedete questa forchetta che si muove, questa agisce su questo cuscinetto e spinge la frizione all'interno. Ok, come sempre non guardate il casino, perché qui è un continuo progettare, modificare, aggiustare, e quindi la confusione regna sovrana. Per togliere la frizione c'è una brugola da 6. Io vi consiglio di usare un attrezzo elettrico, percussione, quello che avete. A mano faticherete un bel po'. Ecco qui. Vediamo un po' i danni che hanno fatto. Purtroppo mi ha consumato un po' l'albero conico, quindi la frizione, vedete, si è consumata, ha perso il suo perno laterale e si è mangiato un po'. Pazienza, dai, andiamo avanti finché possiamo e poi cambiamo tutto. Ora vediamo come sbloccarla. L'operazione è stata più semplice del previsto, mettendola in mossa col suo cuscinetto. Se giro un po' ho sentito proprio lo scatto, ecco qua. Metto la luce così lo vedete meglio, guardate, vedete che si è già mosso. Ok, basta poco. L'altra volta il lavoro che ho fatto è stato quello di smontarlo, però attenzione se lo fate, perché dentro c'è una molla, perché poi non riuscite a inserire questa parte se non avete una pressa che ve lo preme da una parte all'altra,
e in morsa almeno con questa non ci arrivavo. L'altra volta vi dicevo, ho pulito i due ferodi, li ho grattati, li ho puliti con la benzina, li ho sgrassati, sono andato avanti un bel po', solo che il problema è, poi ve lo faccio vedere, rimanendo la frizione sempre mollata, con le due facce sempre a contatto, ora che questa è un po' consumata, alla fine tende a incollarsi. A questo punto ho ricostruito la spinetta perché si era consumata. Bene, siamo in fase di rimontaggio. Ok, già che ci sono, faccio il cambio dell'olio. La posizione più comoda di questa è impossibile da avere, quindi una volta all'anno questo va fatto, e dopo mi sa che è ora di dare una bella pulita al motore, adesso che è smontato. E ha lavorato, sì, ha lavorato proprio. Anche qui metterò un 1540, come per tutti questi motori vecchi. Basta tirarlo poco. Uso del semplice 1540. E il livello va fatto quando comincia a fuoriuscire dall'imbocco. Sbagliato, non ho controllato prima, ma ci andrà circa un chilo di olio, un chilo e mezzo. A dire tanto, però prendetelo con le pinze, dovevo controllare prima e non l'ho fatto. Il livello è esattamente qua, proprio sull'imboccatura del filetto, quindi è giusto. Pulisco adesso il filtro dell'aria che è a bagno d'olio, guardate, vedete? Questo adesso lo metto a bagno con la benzina, col diluente da nitro, quello che mi trovo, e poi lo soffio. Mentre qua dentro c'è un residuo di olio che dovremmo svuotare. Lo svuotiamo. Ah, c'è niente da svuotare, ormai è diventato catrame, guardate. Ma è giusto che sia così, le impurità devono fermarsi al fondo. Adesso metto anche questo a bagno con la benzina. Ok, allora ho smontato il carburatore, la paratia che copre le valvole. Adesso smonto tutto, pulisco il galleggiante, pulisco le due farfalle, lato aspirazione e lato carburazione, gli do una pulita esternamente e rimonto il tutto. Adesso vi faccio vedere il filtro benzina, guarda come ho turato. Ok, ho dato una pulita, è tornato nuovo, pulito anche il carburatore dentro, fuori, ho soffiato tutto quello che c'era da soffiare. Ho smontato questo perché non mi funzionava, ma probabilmente è un discorso di tensione della molla. Questo è il meccanismo che serve per mettere a massa la bobina e far spegnere poi il motore. Non funziona bene, quindi adesso lo lascio così perché il tempo è quello che è, c'ho già l'erba alta. Alla prima occasione smonto tutto, tiro fuori due fili e metto l'interruttore sulle stegole, come ho fatto sul grillo, mi sono trovato bene. Questo è il rubinetto che c'è all'uscita del serbatoio. Adesso lo smonto, è molto incrostato dentro, l'ho visto dall'uscita. Se dovete fare questi lavori mettete i guanti, non fate come me. Ecco, sì, ci sono un po' di incrostazioni che adesso tolgo col cacciavite dentro, cercando di non rovinare la guarnizione. Questo è il cacciavite che ho modificato per pulire il serbatoio del grillino. Ovviamente, vedete, lo tengo, mi arriva fino dall'altra parte, fino al foro interno. Ok, do una soffiata tenendo la guarnizione. Adesso possiamo rimontare tenendo la stessa posizione. Prossimo step, diamo una pulita alla candela e alla pipetta e abbiamo finito. Si è chiuso.
Questa è la candela, come vedete ha lavorato male, ci sono dei residui carboniosi. Ora al banco si lavora bene, una bella grattata anche ai lati. Questa l'avevo cambiata l'anno scorso, quindi adesso vediamo l'elettrodo, ma è ancora buono come distanza e come quantità di elettrodo. Se avete la spazzola rotante in ferro è pure meglio, viene meglio. Sì, c'è ancora un buon elettrodo centrale, vedete che è ancora bello, e quindi teniamo questo. E infine nella pipetta un po' di disossidante. Adesso qua dobbiamo fare il livello per il filtro dell'aria, il livello dell'olio ovviamente. Se vedete c'è una membrana all'interno con i raggi. Mettiamo il livello dell'olio esattamente all'altezza di quella membrana. Siccome ce ne va veramente poco, ho letto di gente che metteva l'olio esausto, ma onestamente per pochi grammi mettiamo l'olio buono, quello che avete più economico va benissimo. Mettiamo la sua bella retina. Chiudiamo e posizioniamo. Anche questa è andata. Ho rimontato tutto, ne ho approfittato per fare una buona manutenzione, vi ho fatto vedere un po' come funziona la frizione conica. Adesso faccio un giro e ne approfitto per testare ancora l'aggancio lì sulla lama e vedo se va bene, poi vi faccio vedere il video per chi fosse interessato. Ah, prima di salutarvi volevo dirvi, mancano ancora due punti di ingrassaggio sotto quella copertura blu, l'avevo fatto già l'anno scorso, quindi quest'anno non l'ho rifatto, sono semplicemente due punti, si toglie la copertura, con una pistola ingrassatrice si dà un po' di grasso per cuscinetti e via, si lavora bene. Bene, ho finito di usarlo. Due parole sul lavoro che ho fatto. Allora, la frizione, secondo me, bisogna smontarla perché c'è qualcosa dentro ancora da regolare, ma proprio dentro il corpo frizione. Quindi devo aspettare che mio amico nell'officina riapra e che io ci possa andare. La riapriamo del tutto, insomma. Perché cosa succede adesso? Con la barra falciante inserita, la prima marcia inserita, se premo la frizione lei stacca, quindi da quel punto di vista il problema l'ho risolto. Il problema è che se la barra falciante è scollegata ma c'è solo la prima marcia inserita, anche se premo lei continua ad andare avanti, si lavora lo stesso, per carità, però è una sicurezza che manca. Se c'è qualcuno all'ascolto più esperto di me e mi vuole dare un consiglio, lo accetto molto volentieri. Quindi adesso la userò così. Come il governo allenta un attimino le maglie sulla restrizione di spostamento, andrò dal mio amico e lo metterò a posto. Per adesso sono molto contento. Soprattutto sono contento per questa modifica qui che vi dicevo all'inizio del video. Ho lavorato per altri due pomeriggi dopo che ho fatto la frizione. Regge molto bene, non ho segni di cedimento. Quindi comincio a montare il video. Non è una grossa qualità il video, ve lo dico subito, dell'anno scorso, però magari a qualcuno può servire. E così ho tolto qualunque problema riguardante questo attacco, perché si continuava a rompere sia quelli in Rilsan che quelli in alluminio. Bene, è tutto. Spero che questo video vi sia stato utile. Il lavoro sulla frizione può essere fatto anche sui motocoltivatori che hanno la stessa frizione, quindi è utile per quello questo video. Se vi è piaciuto volete mettere un pollice in su, vi ringrazio. Se vi volete iscrivere al canale poi attivate la campanella, perché sennò non vi arrivano le notifiche dei nuovi video. Se riesco adesso nel periodo estivo a fare due video a settimana, qualcosa in più metto sul canale, sennò pazienza, andremo avanti con uno ogni giovedì alle 18. Vi ringrazio per essere stati con me e vi auguro una buona giornata.